Un tema caldo, quello dell'ecodistretto Morano. Se da un lato il 25 settembre prossimo i tecnici della regione illustreranno i dettagli del progetto, dall'altro il Comitato in difesa del territorio delucida la cittadinanza sui rischi ambientali e per la salute. Nel mezzo però ci sono i cittadini che sembrano non voler accogliere la struttura, tanto da aver costituito da subito un comitato per il no all'ecodistretto che in pochissime ore ha raccolto centinaia di firme. Nel frattempo il sindaco De Bartolo ha indicato le date del 6 o del 13 ottobre per una consultazione popolare, dichiarando che se la cittadinanza di Morano non vorrà, l'ecodistretto non sarà realizzato. Ogni volta che c'è una concentrazione di rifiuti c'è comunque un aumentato rischio, diciamo, di aumento di patologie, perché non ci sono dei sistemi che possano con certezza bloccare questi rischi. In più anche le tecnologie scelte, penso per esempio alla produzione di biogas attraverso la digestione anaerobica, lo stesso Istituto Superiore di Sanità ci dice che questa modalità con le temperature 50-55 gradi che si richiedono e si usano in questi casi per la lavorazione del digestato non garantiscono l'assoluta, diciamo, sterilità di quello che poi esce fuori, tant'è che le acque che vengono fuori da questi processi debbono essere depurate a loro volta e la parte solida, il cosiddetto digestato, deve essere messo a maturare e poi deve essere sparso dove è possibile, diciamo, con delle cautele che per esempio non sono necessarie quando si fa il compost di qualità. Si vuole creare questo, chiamiamolo ecomostro, che lo è, in un territorio protetto, in un parco nazionale. Sarebbe il primo parco nazionale in Italia, a me viene da sorridere, che ospiterebbe un ecodistretto, cioè siamo ai paradossi. Noi abbiamo fatto delle battaglie anche in passato per le grotte di San Paolo, minacciate anche da altre situazioni, abbiamo fatto diversi soccorsi, quindi diciamo che noi il territorio lo conosciamo bene, anche in molti aspetti che vanno dal punto di vista naturalistico, culturale, dal punto di vista geologico, quindi noi ci sentiamo di dire con forza che il sito non può essere sicuramente un sito adatto per ospitare un ecodistretto di così fatta dimensione, quindi diciamo no assolutissimamente a questo genere di opera.